Noi siamo la nostra storia e siamo anche le parole che usiamo per raccontarla. Una vecchia guida alpina, che tra l'altro ho conosciuto, diceva sempre: se non sai da dove vieni, non sai dove sei e quindi non sai dove andare. E se ci fermiamo a guardare le figure dei nostri padri, ci fermiamo a guardare indietro, vediamo davvero il nostro futuro. Ecco perché questa riflessione che riguarda il passato ci può proiettare nel presente, ma soprattutto ci fa intravedere il futuro. Come è nata l'idea, quasi visionaria, di dar vita a un evento dedicato all'acciaio italiano? Siamo Federico Fusca e Lucio Dall'Angelo e questa è Made in Steel, una storia d'acciaio, il podcast di Siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. E oggi ti raccontiamo la decima edizione, quella che si è tenuta a Fiera Milano Ro dal 9 all'11 maggio 2023. Ci siamo lasciati alle spalle la decima edizione di Made in Steel, l'edizione della doppia cifra, l'edizione che ha ritoccato tutti i record. Iniziamo dai numeri. Sono state 317 le aziende ospitate, con il sold out degli spazi espositivi raggiunto con mesi di anticipo. Espositori per il 25% provenienti dall'estero, con ben 21 paesi rappresentati. 18.467 le presenze, con una decisa crescita rispetto al primato dell'edizione del 2019, alle quali va aggiunto anche l'afflusso di visitatori ed espositori provenienti dalla Miera, tenutasi in parziale concomitanza con Made in Steel. Visitatori esteri che hanno rappresentato il 33% del totale, con 81 paesi rappresentati. Un'edizione record, ne avevamo la sensazione sin dal primo giorno e ne abbiamo avuta la conferma con i numeri. Abbiamo visto i due padiglioni di Fiera Milano Ro gremiti, uomini e donne della siderurgia arrivati a Made in Steel per incontrarsi, scambiare informazioni, condividere esperienze, obiettivi, visioni, per discutere del futuro del settore e per fare anche business. E li abbiamo incontrati all'interno della grande piazza centrale. Li abbiamo visti seguire i convegni nella Siderweb Conference Room, fermarsi ad ascoltare gli storyteller della Siderweb Arena. Li abbiamo visti prestare la loro attenzione e il loro tempo a quello che è da sempre il cuore pulsante di Made in Steel, i contenuti. Contenuti sviluppati in un ricco programma di convegni, conferenze, talk e animato da oltre 50 relatori, che hanno contribuito a dare valore a una delle due anime fondative della Conference and Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, quella di Conference. Perché Made in Steel trova la sua forza nei numeri, ma si fonda sulle parole. Tempi nuovi, nuove sfide chiedono nuove narrazioni. Per questo abbiamo deciso che le parole sarebbero state le protagoniste della decima edizione di Made in Steel. Una edizione giocata sulle parole, in grado di accompagnare la nuova fase che la nostra filiera sta vivendo. Una nuova fase che è figlia di un pensiero e di investimenti che la community dell'acciaio ha seminato in questi anni, ma che fattori esterni e sistemi regolatori hanno decisamente accelerato. Un bisogno di visioni, prospettive, sfide, opportunità che richiedeva uno sforzo collettivo, energie collettive. Per questo i tre giorni della decima edizione di Made in Steel sono stati una continua ricerca a partire da alcune parole chiave. Geoindustria, sostenibilità, innovazione, talento, diversity, tutte mosse dalla parola che abbiamo scelto come guida, generation. Oggi proviamo a fare una sintesi di quel percorso cercando di delineare, a partire da sei parole chiave, le possibili strade per uno sviluppo sostenibile sia ambientalmente sia economicamente per la siderurgia italiana ed internazionale. Geoindustria. Un neologismo, l'ha definita il presidente Antonio Marcegaglia nel convegno conclusivo di Made in Steel. E in effetti lo è, così come del tutto nuove sono le catene del valore che sono andate definendosi a partire dalla pandemia da Covid-19 e dalla invasione russa dell'Ucraina. Ma a ben guardare, la stessa pandemia ha probabilmente accelerato un processo di ripensamento della globalizzazione come l'avevamo intesa nel primo decennio del XXI secolo.
I mercati, proprio a partire da quello dell'acciaio, che prima avevamo immaginato aperti e senza barriere, sono andati rivedendo le relazioni tra produttori e mercati di sbocco. Con l'accelerazione protezionistica introdotta dal presidente Donald Trump con la Section 232, che ha indotto reazioni a catena per riequilibrare gli scambi. La UE ha reagito con la salvaguardia, mentre altri paesi hanno iniziato complesse triangolazioni. Il Covid, con il blocco forzato della produzione, ha costretto ad una ridefinizione, anche teorica, delle filiere produttive, introducendo il concetto di reshoring. Molti gruppi internazionali hanno rivisto la loro organizzazione produttiva e le modalità di sbocco sui mercati, riavvicinando le produzioni all'utilizzo e al consumo. La guerra drammatica scoppiata nel cuore dell'Europa con l'embargo dell'acciaio russo e con le difficoltà produttive legate alla distruzione di alcune grandi acciaierie ucraine ha costretto a ripensare la geografia produttiva e le relazioni commerciali. India, Brasile, Sud Corea sono tornati protagonisti delle forniture e questo, naturalmente, ha imposto anche un significativo cambio nella gestione della logistica. Non c'è un solo approdo nella nuova geoindustria dell'acciaio. Basti pensare a quanto impatterà l'aumento della produzione da forno elettrico indotto dalla ricerca della sostenibilità e di una minore impronta carbonica e la centralità del rottame, sempre più preziosa materia prima da controllare e difendere. I leader della siderurgia italiana ed europea intervenuti a Medisteel hanno detto che l'acciaio non ha paura delle sfide. Le ha sempre affrontate e continuerà a farlo, ma di sicuro, come industria strategica, industria madre di tutte le altre, non può essere lasciato solo, né in Italia né in Europa. Innovazione. L'innovazione e la tecnologia hanno storicamente rivestito un ruolo centrale nello sviluppo economico, sociale e industriale e nel progresso della società occidentale nel suo complesso. L'innovazione è una parola che accompagna ogni giorno chi vive di acciaio. È la chiave che ha permesso alla siderurgia italiana ed europea di raggiungere i suoi traguardi e mantenere i suoi primati. Non da ultimo quello ribadito dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi nella sua relazione nell'assemblea di Federacciai durante Medisteel 2023. Essere campione europeo di sostenibilità e candidata al titolo di campione del mondo. Restare al passo coi tempi, essere tecnologicamente avanzati. Elementi fondativi di un comparto con l'innovazione nel suo DNA. Uno sviluppo tecnologico orientato alla necessità di mantenere elevata la qualità delle produzioni e al dovere di rispondere alle esigenze emergenti. Esigenze nuove che richiedono soluzioni nuove. Ed è qui che entra in gioco l'elemento tecnologico, fattore per affrontare le grandi tematiche del nostro tempo, come quelle della digitalizzazione, della sostenibilità, dell'evoluzione del lavoro in fabbrica e della valorizzazione delle risorse umane. Orizzonti che mettono il settore di fronte a interrogativi inediti e che richiedono importanti investimenti. Momenti di svolta, trasformazione e cambiamenti che coinvolgono le imprese in profondità, in tutte le loro componenti. Curve della storia che la siderurgia è abituata ad affrontare e a superare sfruttando questa sua vocazione al progresso. L'acciaio saprà mettersi in gioco per vincere queste sfide. Sostenibilità. C'è il rischio di avvertire qualcosa di abusato quando si pronuncia la parola sostenibilità, un eco che fa perdere il senso e il peso di quello che significa, delle scelte necessarie per perseguirla in modo convinto e alla fine di portarla dentro la cultura industriale e collettiva. Sostenibilità è una delle parole chiave per un'industria, quella dell'acciaio, che è parte integrale dell'economia circolare, ma che sa di dovere completare il ciclo con la riduzione degli scarti, con la riduzione o l'azzeramento, grazie alle compensazioni, della propria impronta carbonica. La sostenibilità, hanno ribadito ad una voce i protagonisti della siderurgia italiana, è un approdo inevitabile. Ce lo impongono le regole europee, ce lo chiedono le nuove generazioni, ce lo chiede il mercato. Inevitabile,
ma senza nascondere che Italia ed Europa rappresentano solo una piccola parte di quel grande problema e che la visione deve essere globale. Cina, India, Brasile, Stati Uniti devono essere convintamente della partita. Questo non ci impedisce di porre il problema, di indicare la strada, sapendo però che visione e impegno devono essere planetari. L'altro grande tema che la sostenibilità pone è la sua compatibilità economica e l'attenzione alle persone. Entrambi i capitoli che la community dell'acciaio conosce e persegue. L'attenzione alle persone, che significa sicurezza in fabbrica, ma anche supporto, informazione e attenzione al benessere di tutti i collaboratori, deve essere centrale. E infine ci sono trasparenza e capacità di comunicare. La trasparenza dei dati, delle scelte industriali, anche delle criticità, genera fiducia in azienda, nei territori, nelle istituzioni. La capacità di comunicare aiuta l'intera comunità dell'acciaio a farsi percepire come un'industria attenta alle persone, all'ambiente, impegnata in investimenti tecnologici e processi che fanno della sostenibilità una parola viva. Diversity. Diversity è una di quelle parole che ne racchiude tante altre. Ha a che fare soprattutto con l'apertura, con l'accoglienza di culture, religioni, generazioni ed età diverse e con la diversità di genere. La presenza delle donne e delle carriere al femminile è un tema molto sentito nella nostra filiera, se pensiamo che nel comparto siderurgico le donne sono soltanto il 5% degli occupati. Se guardiamo alla prima trasformazione dell'acciaio, il gender gap si riduce, le donne sono circa il 13%, ma il divario resta altissimo con quanto rilevato per il mercato del lavoro in generale. E allora da qui nasce l'idea, un anno fa, di creare il progetto Acciaio al Femminile, una rete nata in capo a Siderweb che riunisce professioniste, imprenditrici e donne del nostro mondo, con l'intento di creare network, scambiare best practice su temi che più ci riguardano, come la gestione della maternità in azienda. Non solo, la nostra non vuole essere una rete chiusa e stereotipata, al contrario vuole aprirsi verso l'esterno, verso le giovani donne laureate STEM, verso le nuove generazioni che si affacciano alla filiera. Vuole inoltre aprirsi a quelle testimonianze che possono migliorare il nostro bagaglio di donne e professioniste. Da qui la scelta, proprio durante Made in Steel, di ospitare giovedì 11 maggio la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. La sua capacità di raccontare le zone, le situazioni più crude del mondo, con parole così belle e armoniose, ha fatto scattare in noi nuove vie, ha toccato in noi numerose corde. La ringraziamo davvero per averci portato in un viaggio fatto di parole quali sacrificio, riconoscenza, disuguaglianza, maternità. Nuove parole che potranno migliorare il nostro cammino di imprenditrici, professioniste, ma soprattutto di donne, la prima metà del cielo. E così, se è vero che i giovani e le donne potranno dare un forte contributo al rinnovamento del nostro settore, allora intorno alla parola diversity le aziende dovranno costruire davvero iniziative dedicate che dovranno fare rima con accoglienza, empatia, gentilezza, cura e unicità. Talento. Il talento che gli uomini e le donne dell'acciaio hanno e che le aziende devono riuscire a far fruttare. Il comparto dell'acciaio vive grazie alle persone, cresce e si sviluppa attraverso i loro talenti. Per questo il capitale umano è sempre più al centro delle strategie e del futuro delle imprese. La siderurgia, come abbiamo già detto, ha all'orizzonte grandi sfide. Sfide che possono generare incertezze. Incertezze che vanno affrontate puntando sulle persone e sull'unione dei singoli talenti. Talenti che rappresentano proprio una delle sfide per le aziende. Attirarne di nuovi, mantenere e coltivare quelli già presenti, attivare quelli trascurati. Necessità che ha spinto molte realtà siderurgiche ad investire negli ultimi anni sulle persone. Hanno attivato progetti e creato accademie con l'obiettivo di essere attrattive per i più giovani, capendo che questi possono essere il driver di sviluppo per esse stesse e per il settore. Iniziative necessarie per arrivare preparati al futuro, sviluppando le competenze, coltivando le capacità e assecondando le attitudini delle persone dell'azienda. Talenti delle nuove generazioni che non escludono quelli delle generazioni precedenti. In questo senso la scommessa non è quella della sostituzione, bensì quella della convivenza e della contaminazione intergenerazionale. Affiancare all'esperienza di chi c'è da più tempo
alla freschezza di chi ci è appena entrato. Questa è la ricetta che i grandi imprenditori dell'acciaio hanno indicato durante Made in Steel 2023. Contaminazione verticale, ma anche contaminazione orizzontale, tra diversi settori e tra aziende diverse. Perché per vincere le sfide future della sostenibilità, della digitalizzazione, dell'innovazione, della competitività, è necessario attingere al più ampio bacino di talenti possibile. Generations è stato il titolo di Made in Steel 2023, il filo conduttore dell'anima convegnistica. Generazioni perché Made in Steel rappresenta un momento di incontro, di confronto per il mondo dell'acciaio, anche tra diverse generazioni. 3 giorni in cui abbiamo condiviso riflessioni, incrociato sorrisi e raccontato quanto l'acciaio sia amico del nostro domani. Generazioni perché la siderurgia ha bisogno dei giovani per guardare al futuro e allo stesso modo i giovani hanno bisogno dei grandi imprenditori che possano guidare il cammino. Generazioni perché con Francesca stiamo vivendo questo passaggio generazionale fatto di responsabilità, di paure e ostacoli, ma anche di voglia di fare e di coraggio. Generazioni perché abbiamo lanciato Steel Young, un progetto Siderweb che vuole connettere e coinvolgere i giovani dell'acciaio, coloro che ora o tra qualche tempo saranno chiamati a guidare le imprese di questo mondo. E in questo mi piace pensare che Siderweb possa essere un luogo, digitale o fisico come Made in Steel, in cui si possano trattare anche temi trasversali, ispirando pensieri, tracciando percorsi condivisi. Come ha detto una bimba all'interno della videosigla di Made in Steel 2023, il futuro è come il passato ma diverso. E mi viene da aggiungere, scriviamolo bene questo futuro insieme. Il convegno finale della 10ª edizione di Made in Steel aveva per titolo Acciaio, i nuovi futuri. Abbiamo provato a definire le visioni e le linee di sviluppo per gli anni futuri del nostro mondo. E per chiudere abbiamo chiesto ad Alessandro Banzato di Acciaierie Venete, a Franco Bernabé di Acciaierie d'Italia, ad Antonio Marcegaglia di Marcegaglia Steel, a Giuseppe Pasini di Feralpi Group, a Marco Mandelli di Biber Banca, una parola per il futuro, una parola per le nuove generazioni. Loro ci hanno affidato 5 parole che noi di Siderweb, la community dell'acciaio, abbiamo provato a declinare così. La cultura di impresa è volontà di sognare e ha nella curiosità che rimanda insieme all'interesse e alla cura, nella determinazione a rinnovarsi, nella sua resilienza, la capacità di aprirsi a sempre nuove prospettive. Buona vita e arrivederci a Made in Steel 2025.